Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti, che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà, così possa restare sicura di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 19, 4 agosto 1926. Chi sta nella divina volontà, dovunque si trova, sta al sicuro, perché in essa ci sono quattro piani. I miei giorni, le mie ore sono sempre sotto l'incubo di durissime privazioni del mio dolce Gesù. Oh, com'è doloroso passare dalla luce alle tenebre, e mentre si crede di dover godere la luce, come lampo fugge e si resta più all'oscuro di prima. Ora, mentre mi trovavo sotto il torchio della privazione della luce del mio dolce Gesù e sentendomi che non ne potevo più, la mia cara vita, il mio sommo bene, si è mosso nel mio interno ed io, sentendolo, gli ho detto: Gesù, come mi lasci? Senza di te io non so dove mi trovo. E lui, tutto bontà, mi ha detto: figlia mia, come non sai dove ti trovi? Non stai nella mia volontà? La casa della mia volontà è grande. Se non stai a un piano, starai all'altro, perché essa contiene quattro piani. Il primo è il basso della terra, cioè il mare, la terra, le piante, i fiori, i monti e tutto il resto che esiste nel basso dell'universo. Essa dovunque domina e regge. Il suo posto è sempre di regina e tutto tiene nel proprio pugno. Il secondo piano è il sole, le stelle e le sfere. Il terzo è il cielo azzurro. Il quarto, la patria mia e dei santi. In tutti questi piani la mia volontà è regina, occupa il primo posto d'onore, sinché in qualunque di questi piani ti troverai, sii sicura che starai sempre nella mia volontà.
Se giri nel basso dell'universo, la troverai che ti aspetta nel mare, affinché ti unisca insieme per fare ciò che essa fa, come svolge il suo amore, la sua gloria, la sua potenza. Ti aspetta sui monti, nel basso delle valli, nei prati fioriti, in tutte le cose ti aspetta, affinché le faccia compagnia per fare che nulla omettessi. Anzi, sarai la ripetitrice dei suoi atti. E quando avrai girato il primo piano, passa al secondo, e là troverai che ti aspetta con maestà nel sole, affinché la sua luce, il suo calore, ti trasformino, ti facciano perdere il tuo essere, e tu sappia amare e glorificare come sai amare e glorificare una volontà divina. Perciò gira in casa nostra, nelle opere del tuo creatore, perché dovunque ti aspetta, affinché tu impari i suoi modi, ripeta ciò che fa la mia volontà in tutte le cose create. Così sarai sicura di trovarti sempre nel supremo volere. Non solo, ma ti troverai sempre insieme con me, e sebbene non sempre mi vedi, tu devi sapere che sono inseparabile dalla mia volontà e dalle opere mie. Perciò, stando in essa, io starò con te e tu starai con me. Detto ciò, come lampo è scomparso, ed io sono rimasta più all'oscuro di prima, continuando i miei atti nel supremo volere. Ma mentre ciò facevo, lo pregavo che ritornasse alla sua piccola figlia dicendogli: «Mio Gesù, ti prego, in virtù della tua stessa volontà, e siccome essa si trova sparsa in tutta la creazione, riempiendola tutta, perciò la tua stessa volontà ti prega nel sole che ritorni alla tua piccola neonata, ti prega in ogni stella, ti prega nell'azzurro cielo che ti affretti a venire a chi non può vivere senza di te, ti supplica nel mare, nelle sue onde fragorose, nel suo dolce mormorio, che presto venga la tua piccola esiliata. Non senti, amore mio, la mia voce nella tua volontà che risuona in tutte le cose create? E tutta la creazione supplica, sospira, piange che ritorni alla piscina della tua volontà? Come tante voci non ti commuovono, tanti sospiri non ti spingono, non ti mettono in volo? Non sai, o Gesù, che è la tua volontà che ti prega, e se tu non la ascolti, essa se ne va di sotto, e credo che non puoi fare a meno di ascoltarla. Ma mentre ciò dicevo, e altro ancora, il mio dolce Gesù si è mosso nel mio interno, trasformandomi tutta in Lui e partecipandomi alle sue amarezze, che erano già troppe. Oh Dio, quante cose tristi faceva vedere, ed il suo cuore ne era trafitto. Onde dopo, come se si volesse sollevare, mi ha detto, facendosi vedere con la sua solita penna di luce nella mano: «Figlia mia, mettiamo tutto da parte, parliamo del regno del supremo volere che tanto mi interessa. Non vedi come sto sempre in atto di scrivere nel fondo dell'anima tua i suoi pregi, le sue leggi celesti, la sua potenza, i suoi prodigi divini, la sua bellezza incantevole, le sue gioie, l'ordine e l'armonia perfetta che regna in questo regno del fiat divino? Prima faccio i preparativi, formo in te tutte le proprietà di esso, e poi ti parlo affinché, sentendo in te le sue proprietà, potrai essere la portavoce della mia volontà, la sua banditrice, il suo telegrafo e la trombetta che con suono squillante chiami l'attenzione dei passanti ad ascoltarti. Gli insegnamenti che ti faccio sul regno del mio volere saranno come tanti fili elettrici, che quando sono fatte le giuste comunicazioni, i preparativi necessari, basta un solo filo per dare luce a città e province intere. La forza dell'elettricità, con una rapidità più che vento, dà luce a luoghi pubblici e privati. Gli insegnamenti della mia volontà saranno i fili. La forza dell'elettricità sarà lo stesso fiat, che con rapidità incantevole formerà la luce che allontanerà la notte della volontà umana, le tenebre delle passioni. Oh, come sarà bella la luce della mia volontà! Nel vederla le creature disporranno gli apparecchi nelle anime per attaccare i fili degli insegnamenti, per godere e ricevere la forza della luce che contiene l'elettricità del mio supremo volere. Vuoi tu vedere come succederà? Guarda, io prendo un filo dei miei insegnamenti, legato all'anima tua, e tu emetti la tua voce dentro del filo. Di: ti amo, ti adoro, ti benedico. Quello che vuoi dire, e sii attenta a guardare. Io ho detto ti amo. Quel ti amo si cambiava in caratteri di luce, e la forza elettrica del supremo volere
lo moltiplicava in modo che quel ti amo di luce percorreva tutta la volta dei cieli, si fissava nel sole, in ogni stella, penetrava nei cieli, si fissava in ciascun beato, formava la sua corona di luce ai piedi del trono divino ed entrava nel seno della maestà suprema, insomma, dove si trovava la divina volontà che dappertutto formava la sua luce elettrica. E Gesù, riprendendo il suo dire: figlia mia, hai visto che forza tiene l'elettricità del Fiat Supremo e come giunge ovunque? L'elettricità della terra, al più si diffonde nel basso, non tiene la forza di giungere fino alle stelle, ma la forza della mia elettricità si diffonde nel basso, in alto, nei cuori, dovunque, e quando si disporranno i fili, con che rapidità incantevole farà la sua via in mezzo alle creature. Bene, oggi il Signore ci ammaestra sul palazzo della Divina Volontà, che a quanto lui dice è a quattro piani, ed anche sulla potenza di essa, ecco, e sulla sua forza, prendendo come termine analogico l'elettricità, che noi più o meno conosciamo, anche chi non è esperto in fisica sa bene che si accende la luce, la luce si accende, no? E sa bene, insomma, che la luce si accende istantaneamente dovunque ci siano delle forniture, quindi dei fili, delle sorgenti attraverso i distributori di energia che collegano, ecco, la casa alle centrali, che a sua volta sono collegate con le fonti di produzione, insomma, dell'energia elettrica, chiamiamole così. Procediamo con ordine. Ecco, Luisa, come sempre, lamenta l'incubo, lo chiama, un incubo, di durissima privazione del mio dolce Gesù. Nella Divina Volontà ci sono tanti sogni, uno più bello dell'altro, insomma, sogni che possiamo e dobbiamo certamente fare senza avere paura, e possiamo giocare un po' con il Signore attraverso il sogno. Tante cose grandi e divine, noi sappiamo dall'insegnamento dei grandi santi, non possono essere oggetto di desiderio, ma possono sempre essere oggetto di sogni. Noi possiamo, se vogliamo, scherzare un po' con il nostro Signore, dicendo, scherzare santamente ovviamente, desideri no, ma i sogni non sono mai peccato, insomma, no? Perché i sogni noi li facciamo la notte, quindi l'attività onirica è del tutto inconsapevole, è del tutto inconscia, insomma, no? Quindi un sogno non è mai una colpa, un peccato. Ecco, quindi possiamo giocare un po' in questo modo. Certo che ci stanno anche gli incubi. Ci sono gli incubi, purtroppo. Un incubo, il più grande incubo, per chi ha conosciuto cosa sia, è la privazione di Gesù. E questo era l'incubo di Luisa. Ci sono anche tanti altri piccoli, diciamo, incubi minori, insomma, no? Che a vedere appunto Gesù mal ridotto, Gesù sofferente, come qui dice che a un certo punto lo vede, no? E che gli partecipa alle amarezze che erano troppe, quante cose tristi faceva vedere. Questo è l'incubo inerente alla condizione, diciamo così, delle creature intelligenti che vivono sul pianeta Terra, no? Sia credenti, sia non credenti, sia purtroppo anche non pochi credenti. Se noi ci facciamo caso, in questi quattro piani, le uniche creature intelligenti che ci stanno sono i santi. Non ci sono gli uomini del pianeta Terra. Io ci ho fatto caso a questa cosa, no? Attenzione, perché? Perché purtroppo, come sappiamo, l'uomo, pur essendo avvolto dalla Divina Volontà, è chiaro che in ogni uomo la volontà divina c'è, perché ogni uomo è una creatura, è fatto da Dio, è mantenuto da Dio nell'essere, è sua immagine, è un suo capolavoro unico e irripetibile, e ha tantissimi doni e qualità, alcuni dei quali peculiari, che ne riescono a lui solo, insomma, no? Quindi diciamo che anche nell'uomo possiamo, per analogia, estendere un pochino a questo piano basso della Terra,
sotto certi aspetti anche l'uomo, ma Gesù non ce lo mette. E perché? Ripeto, non perché nell'uomo non ci sia la divina volontà, ma perché purtroppo nell'uomo c'è la volontà umana. Per cui tante volte Gesù l'ha spiegato, no? La presenza oggettiva della divina volontà in lui, perché nessun uomo può vivere fuori di essa da un punto di vista oggettivo, e però, come dire, oscurato, ecco, inclinato, nubilato, adesso non mi vengono altri termini, dal fatto che la volontà soggettiva, cioè di quella persona, può, e quasi sempre di fatto così è, uscire dalla divina volontà, ribellarsi alla divina volontà, opporsi alla divina volontà, o semplicemente allontanarsi dalla divina volontà, a volte fare guerra, oppure misconoscere, vivere come se la divina volontà non esistesse, vivere come se Dio non esistesse. E questa è una tragedia, questa è la causa certamente dei dolori di Gesù. Cioè, per quanto ne sappiamo anche dagli scritti dei santi, no? Da tanti, insomma, quando è che soffre Gesù? Diciamo così, nella sua realtà attuale. Quando vede la condizione disastrosa degli uomini che comporta una grossa perdita di anime. Punto. Quando vede le cose storte, ma non per sé, no, ecco, perché l'amore immenso che porta verso di noi lo porta in un certo senso, in un certo modo, certamente queste espressioni vanno intese con le molle, no? con le pinze, insomma, perché stiamo parlando comunque di qualche cosa che noi non conosciamo, non è che abbiamo un'idea adeguata di Dio, né possiamo capire il senso in cui questo accade, perché nell'eternità e nel paradiso per antonomasia la sofferenza non c'è, d'accordo? Però Gesù ne parla, quindi in qualche modo misterioso questa cosa è vera, anche se noi non la sappiamo spiegare e non la sappiamo comprendere appieno, no? Quindi l'uomo non c'è, purtroppo, anche perché l'uomo è il destinatario principale del regno della divina volontà, nel quale non c'è, c'è dappertutto tranne che in lui. Allora, certo, attenzione, per percorrere questi piani del palazzo, uno potrebbe dire, beh, ma tutti quanti stanno nella divina volontà allora, perché tutti quanti stanno sul pianeta Terra, tutti quanti vanno in mezzo ai fiori, almeno qualche volta, insomma, tutti quanti vanno al mare, tutti quanti vanno ai monti, d'accordo? Tutti quanti ogni tanto alzano gli occhi e guardano il sole o guardano il cielo, sono operazioni che facciamo magari a livello inconsapevole tutti i giorni. E che appunto proprio questo livello inconsapevole, perché l'uomo sta immerso nelle opere della divina volontà e o non lo sa, o non lo vuole sapere, o ne è inconsapevole, oppure appunto ne è, altre volte Gesù usa questa immagine, usurpatore, nel senso che ne usa, le fa sue, senza essere capace nemmeno di dire, non dico ti amo, come qui dice Gesù, non so, ma almeno grazie, insomma, no? Ecco, questa è la realtà. Però non basta starci da un punto di vista oggettivo. Gesù dice, situati in qualcuno di questo piano, di questi piani, e impara a riconoscere nelle creature gli atti della divina volontà e a unirti ad essi, a svolgere ciò che essa fa, come svolge il suo amore, la sua gloria, la sua potenza. Quindi fatti amare, fatti accarezzare, e quindi fatti attento, riconosci, no? Sappiamo quante volte Gesù negli scritti dice che per stare nella divina volontà occorre farsi attenti, quindi non cioè, se c'è un'antivita nella divina volontà è quella di chi si fa scivolare addosso le cose, non pensa, non riflette, non considera, non pondera, perché non è evidente come tutte quante le verità di fede, qui non c'è bisogno di ricorrere a San Tommaso d'Aquino, ma è chiaro, non è evidente che nel sole ci sia un atto di divina volontà, no, non lo è, perché per entrare in questa cosa, capiamo, ci sono delle verità di fede presupposte, no? Il sole c'è perché Dio l'ha creato, o meglio, il sole c'è anzitutto perché Dio c'è, d'accordo? Che Dio è l'origine di tutto quanto ciò che è,
Ciò che è, c'è perché Dio l'ha creato, perché Dio lo mantiene nell'essere e perché Dio l'ha creato per un fine ben preciso. Ecco, l'atto della divina volontà che si trova nelle creature è appunto l'atto che ne specifica il fine. D'accordo? Il sole a che serve? Ecco qual è il fine. Il sole serve a scaldare e a illuminare. Il mare a che serve? Oltre che il nostro diletto per andarci a fare un bagno d'estate, lo sappiamo tutti, insomma, no? Anche chi non ha una grande cultura, insomma, che il mare per gli equilibri del pianeta Terra è un grande termosifone tra le altre cose, insomma, cioè senza mare non sarebbe assolutamente possibile la vita. Quindi non è soltanto un problema di bellezza, no? Oggi sono tutti quanti preoccupati di problemi ecologici, di bioequilibri e cose di questo genere, no? Quindi vedete il paradosso, insomma, no? Ci sarebbero, come dire, anche degli aiuti provenienti dalle moderne conoscenze che, come dire, sarebbero da sprone, dice, ma lo vedi quanto è importante, lo vedi quanto è intelligente chi l'ha fatta questa cosa, insomma, no? Quindi quante cose ha pensato, e invece niente. Anzi, quelli che generalmente sono i cultori della cosiddetta scienza, che era nuova dea ormai da qualche secolo, evidentemente hanno espunto, per adorare questa sola dea della propria esistenza, ogni minima parvenza di religioni, considerata cosa obsoleta, ecco, da persone ignoranti che non capiscono niente o che vivono ancora nell'altro mondo, insomma, o che hanno bisogno di attaccarsi a qualcosa, che invece noi abbiamo la scienza, abbiamo quello che le cose solide, le cose vere, le cose dimostrabili, no? Questo è un cliché che gira in maniera anche inconsapevole ormai da tempi immemorabili, insomma, no? E è ancora fortemente radicato e purtroppo a volte si trova anche in posti dove non si dovrebbe, ahimè, trovare. Farsi attenti, quindi, andare a prendere, l'abbiamo detto tante volte, gli atti della divina volontà, no? Perché dinanzi all'amore di Dio in generale, quindi sia quando si manifesta attraverso le sue opere, sia quando si manifesta anche nella sua dimensione che ci coinvolge a livello personale, l'amore di Dio bisogna conoscerlo, riconoscerlo, accoglierlo anzitutto e poi ricambiarlo. Nella Divina Volontà c'è sempre, come dire, l'attuazione concreta, diciamo così, di ciò che San Giovanni scrive: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. Ecco perché, attenzione, ricordiamo sempre che il duplice precetto della carità è amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E il secondo è simile al primo, amare il prossimo tuo come te stesso. Cioè noi abbiamo il grande comandamento, che è il comandamento dell'amore fraterno. Ma anzitutto c'è il più grande comandamento, il primo, il più importante di tutti. Perché il primo è il più importante di tutti? Attenzione, cerchiamo di essere intelligenti. Tu non amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutte le forze, se prima non lo conosci, non lo riconosci e non hai fatto il piano di amore. Capito? E solo quando hai fatto il piano del suo amore sarai capace di amore fraterno, prossimo e soprannaturale nei confronti dei nostri fratelli. Cioè, faccio un esempio anche inerente. Quando un pastore, io sono un sacerdote, si avvicina ad una persona lontana, anche magari, come dire, facendo dei gesti apparentemente, come dire, non religiosi, cioè ti ci fai fare una chiacchierata, ci fai una passeggiata, lo ascolti nelle cose che dice, anche se non sono problemi, come dire, cose tipiche che ascolta il sacerdote, no? Tipo, situazioni di sofferenza, di dolore, eccetera, eccetera. Non ci parli di più e del meno, insomma, ti ci fai vicino, ma perché io mi ci faccio vicino? Cioè, non è che io mi faccio vicino perché sto cercando compagnia, d'accordo? O perché voglio farmi due chiacchiere, o perché mi sto annoiando, no? Quel farmi vicino è il primo atto di ciò che, come dire, è la mia intenzione profonda, cioè farsi prossimo una persona perché io, chi lo sa, riesca, sono sacerdote per questo,
a partire da questo primo atto, che è certamente il primo, ma che è la serie che dovrebbe portare all'ultimo, a portarti al Signore e a portare il Signore a te. Perché questo è lo scopo per cui viviamo. Cioè, anche quando la Chiesa si muove in certi orizzonti di prossimità, il fine è sempre questo: testimoniare il Vangelo e portarti al Vangelo. Perché? Perché la felicità dell'uomo non consiste nella, come dire, nel godimento dei beni naturali, umani, materiali che si trovano in questo mondo, ma in quelli divini e soprannaturali. Che cosa dice Gesù nel Vangelo? Sono venuto a portare la vita eterna, il Vangelo di Giovanni. Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che ha mandato Gesù Cristo. Non che abbiano il soddisfacimento di tutti quanti i loro interessi, piaceri e godimenti terreni. Questo è quello che dice il mondo. Noi non diciamo questo, d'accordo? Non pensiamo questo. Allora capiamo, no, che muoversi negli atti della divina volontà, salire e scendere i piani, ecco perché questo è un cammino che presuppone un cammino, vuol dire che tu già ti stai facendo, come dire, già hai percepito in qualche modo l'amore di Dio e cominci ad avere le antenne sensibili e facilmente girandoli ti senti toccato, circondato, accarezzato, avvolto dall'amore divino, che lo puoi ricambiare. Ecco perché poi Gesù dice: non è che è tanto difficile, dice, che succede? Allora, tutte quante queste conoscenze, quindi Gesù te l'ha detto anche oggi, sta attento, qui c'hai dei piani, muoviti in mezzo a questi piani, ma guarda, muoviti anche nei santi. La patria mia è dei santi, paradiso. Nel paradiso la divina volontà è regina assoluta, d'accordo? È regina assoluta, però anche in tutte queste altre cose. Ecco perché Gesù non cita l'uomo. Nella terra come, non come, cioè come creatura, la divina volontà è regina in senso assoluto, perché la terra non si oppone alla divina volontà, il mare non si oppone alla divina volontà, le piante non si oppongono, i fiori non si oppongono, i monti non si oppongono, il sole non si oppone, le stelle non si oppongono, il cielo non si oppone, i santi evidentemente non si oppongono. L'unico oppositore alla divina volontà qui sulla terra siamo noi. Fuori della terra sono i diavoli, sono purtroppo, e quelli hanno un'opposizione che è la causa di tutti quanti i mali che noi viviamo, perpetua, irrevocabile, feroce, violenta, e volta a creare scompiglio, disordine, sconquasso in tutto ciò che la divina volontà di bello e di buono opera, nel creato e negli uomini. E questo non penso che ci voglia la scienza infusa per vederlo. Le anime completamente rovinate dal peccato, che è l'unica forma di rovina, le anime deturpate, le anime sfregiate, le anime abbrutite, d'accordo? Che tu vedi veramente certe persone poverine, così proprio, come dire, rovinate dal vizio che gli si legge in faccia, dal peccato che a volte gli si legge, poverini, in faccia. Allora è chiaro che l'atteggiamento di un cuore che ama la divina volontà non è il disprezzo o il giudizio, guarda questo che schifo di persona che è, no, d'accordo, ma è una profondissima tristezza compassionevole, cioè, ma tu guarda questo come sei ridotto, guarda che le opere che la volontà umana ha fatto in lui, istigata evidentemente, come sempre sappiamo, dalle volontà depravate e perverse degli angeli ribelli. Tutto, cioè, i nostri problemi, i nostri discorsi, se uno va a stringere, si riducono sempre, proprio andando proprio a stringere a questo. E basta. E tutto quanto è il senso della nostra esistenza, il senso della nostra vita, il senso dell'esistenza stessa della Chiesa è questo. Quindi noi, Gesù chiude, dice, guarda, facciamo una cosa, adesso ti collego un filo, i fili elettrici, Gesù dice, sono gli insegnamenti che ci sta dando, e quindi anche questi, con il Fiat, con l'interruttore, d'accordo? Con la fonte, d'accordo? La fonte, abbiamo detto, no? Ci stanno le centrali elettriche, ecco, la centrale elettrica è il Fiat, dice, allora colleghiamo un po' tutti quanti questi insegnamenti che tu chiaramente stai mettendo in pratica, no? Ecco, lo facciamo
una pratica. Collego di semplicemente ti amo, ti adoro e ti benedico. Ti collego nella tua volontà, ovviamente, no? Gesù ti amo con la tua volontà, si dice, no? Come iniziamo la meditazione, Gesù ti amo con la tua volontà, non tanto per dire qualcosa, no? Dice, appena ho detto quel ti amo è successo il finimondo, in senso buono. Carattere di luce, la forza elettrica non moltiplicava, percorreva tutta la volta dei cieli, si fissava nel sole, nelle stelle, nei cieli, in ciascun beato. La corona di luce viene del trono divino, entrava fin nel seno della maestà suprema. Dovunque la divina volontà si trovava, quell'atto, quel ti amo, ti adoro, ti benedico, ti ringrazio, immediatamente formava la sua luce elettrica. È chiaro che noi sentendo queste cose, io ogni volta che le risento, la capisco anche Luisa ogni tanto faceva le domande, ma signore, ma davvero quando io faccio una cosa del genere succede tutto questo? Perché se Gesù non fa, come dire, non toglie il velo, che il giorno fa abbiamo fatto la meditazione, i veli divini, no? Quindi non ce ne dà qualche percezione sensibile, a noi ci sembra veramente troppo, insomma, no? Che cosa dire dinanzi a questo? A me sembra anche troppo che quando io e i miei confratelli diciamo questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, sull'altare un pezzo di pane che comunque rimane apparentemente tale, diventa la presenza viva e vera e reale del Signore risorto. Ma come ci viene detto al termine della consacrazione, quello è il mistero della fede. Gesù l'ha fatto qualche miracolo eucaristico, perché? Ecco, ha alzato qualche velo, ha detto, guarda che quello che ti faccio vedere oggi in questo miracolo eucaristico è quello che succede sempre. Quindi non pretendere che a ogni messa ci sia un miracolo eucaristico perché non ci sarà. Perché l'orizzonte in cui la divina volontà ci vuole in questo mondo è l'orizzonte della fede, che è un atto meritorio. Credere è meritorio e agire di conseguenza, anche quando tu non vedi le cose, ma semplicemente in forza dell'autorità di chi parla, che è Dio. È il fondamento, è il principio di tutte quante le nostre opere meritorie, di cui il Signore ci ricompenserà. Se noi ci avessimo l'evidenza delle cose, perderemmo completamente il merito, d'accordo? Questo non dimentichiamolo mai, anche che oggi insomma si tende a sminuire, si pensa che Dio è buono, quindi alla fine va a finire tutto quanto, a tara luce e vino, vanno tutti in paradiso, no? Per carità, io non è che sono che mi dispiace se vadano tutti in paradiso, viva Dio, io sarei il primo a esserne contentissimo, ma andranno tutti in paradiso se tutti si mettono in condizione di andarci, cioè se acquisiscono i meriti necessari per andare in paradiso, come dice l'atto di speranza che ogni mattina e sera recitiamo, con le buone opere che io posso e debbo fare, posso, debbo, e mettiamoci pure tra parentesi, voglio fare nella divina volontà, se no in paradiso non ci si va. Ecco, quindi la forza dell'elettricità, quando si disporranno i fini, dice Gesù, la divina volontà farà la sua via incantevole in mezzo alle creature, perché purtroppo per molti nostri simili i fili sono interrotti, non c'è l'impianto elettrico a casa, non c'è. E se non c'è sta l'impianto elettrico a casa, a voglia invece tutte quante le più evolute centrali elettriche, insomma, si accende gli interruttori, la luce si accende perché c'è l'impianto elettrico, oppure supponiamo che ci sia, ma i fili che partono dall'impianto elettrico e vanno alle prese, agli interruttori, si sono spezzati. Fino a quando quelli non si aggiustano, la luce non si accende. E l'aggiustare questi fili è il senso di tutto quello che Gesù ha fatto per 40 anni, insomma, con questa anima e che fa con ciascuno di noi con questi insegnamenti, che dagli dopo oggi, annota dopo annota, questi fili speriamo che si mettano a posto e cominci a funzionare bene l'impianto elettrico della nostra anima e cominciamo a godere, a gustare e soprattutto a far gustare anche attraverso la semplicità di questi piccoli atti, qualcosa della divina volontà ai nostri simili.
Bene, Santa Vergine Maria, oggi abbiamo imparato queste cose meravigliose, questi piani del palazzo della Divina Volontà in cui circolare e questa bellissima immagine dell'elettricità che ci portiamo dietro, che ci fa comprendere la potenza del Fiat ed anche l'importanza, ecco, che i fili della nostra anima siano tutti integri, intatti o aggiustati, e pronti sempre a connettersi in ogni istante con la potenza del Fiat Supremo. Che oggi così possa essere un po' più di ieri, sempre più e sempre meglio. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.